Radio 90.5, la casa del futsal. Il martedì alle 23 su PUM. Francesco Crisci, capito? Prima scelta. Gallo Anita. Quello là è. Sì, no. E grande match a Casalatore con la Trime che vuole riscattare il passo falso di Avellino. Spatta San Nicola che invece vuole un colpaccio fuori casa per risalire definitivamente la china. Il nostro fotografo Diego Di Donato è venuto di raccoglimento per ricordare le vittime in Francia. Subito una chance per Mormone, poi lo Spartak colpisce il palo, insiste il team di Pagniello, brillante nel primo tempo, e guardate cosa combina Tauro, un gioco di prestigio e poi il grandissimo gol che porta in vantaggio la formazione casertana. Davvero un giocatore di assoluto livello Tauro, lo sta dimostrando anche in Serie C1. La reazione con questo calcio di punizione di San Natale, la grande parata di Ferraro che sarà uno dei protagonisti del match, ma arriva il gol di Iannone per l'1-1 della Trilem Casavatore. Ospiti nel finale più brillanti, qui c'è una ammonizione per Pezzella, sarà determinante poi nel secondo tempo. Il capitano viene ammonito così dal direttore di gara. Nel finale gli ospiti insistono, vanno vicino al gol in questa circostanza, poi l'azione di Somaripa praticamente sul fischio di chiusura della prima frazione, il gol di Scialla, 1-2 all'intervallo. E con le immagini siamo al secondo tempo, ci prova subito a variare ma non si passa alle parti di Ferraro, poi ancora la clamorosa traversa linea colpita da Capitan Pezzella, il tiro di Variale, ancora la parata di Ferraro, poi attenzione ancora a Tauro, stop con il petto, il lancio di Ferraro, quasi un'azione in fotocopia, ma questa volta calcia di prima intenzione al volo Tauro per illuminare ancora la platea per la sua doppietta personale, più due dello Spartak San Nicola che si fa cingere d'assedio nella finale, ma si erge al protagonista Ferraro che non lascia varchi alle soluzioni offensive per la Trilem Casavatore. Anche in questa circostanza, quando Capolongo ha la porta spalancata per calciare in porta, ma va sul fondo. Poi attenzione a qui, perché Pezzella, per proteste secondo il direttore di gara, Pezzella invece dice che non ha detto nulla, viene espulso. Secondo giallo, rosso per il capitano. Si continua a giocare con lo Spartak San Nicola che non sfrutta la superiorità numerica con questa azione corale. Alzato finale della Trilem Casavatore per questa occasione di Somaripa. Arriva il gol di Iannone, ma è troppo tardi per cercare la rimonta anche col portiere di movimento. C'è una chance nuovamente per lo Spartak sul calcio di punizione di Mormone con il salvataggio della barriera e poi con D'Addio schierato portiere di movimento, non ci sono soluzioni offensive efficaci. Finisce così con la vittoria dello Spartak San Nicola. Punto 5, la casa del futsal. Il martedì alle 23 su PUM.